Ogni anno un rapporto della Presidenza del Consiglio ci racconta quanto guadagnano i top manager che lavorano con la pubblica amministrazione. Non è soltanto il loro stipendio pagato dallo Stato, ma la loro dichiarazione dei redditi. È un'utile radiografia per capire chi sono quelli che sono ai vertici delle grandi controllate del Tesoro, degli enti più importanti, eccetera, eccetera. Si scopre, per esempio, che l'ormai celebre Antonio Mastrapasqua dell'INPS guadagna 1.200.000 euro tra tutti i suoi incarichi, ma questo è soltanto uno dei casi che vi raccontiamo in edicola nella nostra radiografia dei grandi boiardi di Stato. Se il castagnaccio va a novembre e il sanguinaccio va a gennaio, il rimpasto ormai è una moda che va avanti da diversi mesi e Letta in questo momento ci crede perché sta dando libertà di azione a Renzi sulla legge elettorale, in cambio però vuole il suo marchio per il governo per resistere almeno un altro anno. Letta degli ultimi giorni è un po' il Letta Mannaro, il Letta che con una frase sta per liquidare Mastrapasqua e col suo silenzio ha liquidato in qualche modo anche la De Girolamo e adesso offre a Renzi 4-5 poltrone del governo tra il debole Zanonato ormai preso a sberle da destra e sinistra all'anonimo Giovannini, ma anche si parla della cancellieri super protetta dal Colle che comunque, anche se la giustizia sta facendo come si dice il suo corso in questo caso, ha delle colpe quantomeno politiche nel caso Ligresti. Il rimpasto, non il sanguinaccio né il castagnaccio, in edicola sul Fatto Quotidiano. La scena di una colomba bianca aggredita da un gabbiano a Piazza San Pietro ha fatto il giro del mondo. In realtà è solo il segno di un fenomeno molto più vasto che investe Roma, l'invasione di 40.000 gabbiani attirati soprattutto dai rifiuti e dagli scarti alimentari. In edicola sul Fatto Quotidiano.